si impone, ecco, non lei pare che si imponga. Cinna, lei per il Partito Democratico è stata sempre molto in prima linea su questo tema. Di che cosa avete paura? Le leggi italiane... Diciamo di mettere le mani avanti, perché nessuno, no, mi pare, abbia proposto di abolire la legge sull'aborto. Noi ci troviamo in questo momento con un congresso internazionale delle famiglie che per la prima volta viene ospitato in Italia, che parla solo delle famiglie tradizionali, quindi quelle previste dal Codice Civile, non apre alle altre famiglie che invece esistono grazie alla legge 76 del 2016, grazie alle famiglie per esempio monoparentali che esistono, un vedovo cresce i suoi figli da solo. Quindi intanto si deve parlare di famiglie tutte e poi nel frattempo che a Verona si tiene questo evento noi assistiamo in Parlamento ad atti già in itinere pronti a smantellare diritti. Per esempio? Penso al DDL Pillon, che smantella completamente il ruolo della donna all'interno della famiglia e nel caso si voglia separare o divorziare. Penso all'atto che è stato presentato alla Camera per dare diritti all'embrione e addirittura l'adottabilità. Di questo poi parleremo dopo, abbiamo un servizio su questo. Penso a ciò che accadrà nei prossimi giorni quando all'interno del Codice Rosso una parte dell'attuale maggioranza presenterà addirittura un emendamento che prevede la castrazione chimica. Quindi quello che succede a Verona non è avulso da quello che succede in Parlamento, dove forze oscurantiste, che io definisco tali, ma comunque che seguono la loro politica, si muovono in direzione di smantellare i diritti. Trovo grave, e concludo, che non partecipino i ministri come esponenti di partito, ma partecipino come ministri. Quando tu sei ministro di tutti, in questo caso anche mio, e quindi tu vai a parlare come ministro rappresentando l'intero Parlamento e la nazione. Beh, questo è sbagliato. Rappresenta, il ministro non è Presidente della Repubblica, rappresenta anche la sua parte politica. Perché sennò ho capito, ma loro partecipano in quanto ministri. Beh, e certo. I presidenti di regione partecipano in quanto presidenti di regione, non come singole persone. Per vedere come possono questa essere varie le opinioni importante. A proposito della castrazione chimica, lei ce l'ha con la Lega perché dice che ha depotenziato la castrazione chimica, no, come no. Avrebbe depotenziato la legittima Io difesa. Io ho detto che siccome Fratelli d'Italia c'era un mio emendamento al DDL sicurezza sulla castrazione chimica per i recidivi e la Lega ha votato contro. Io oggi, noi prendiamo con soddisfazione che la Lega invece ripresenta la castrazione chimica. È una battaglia che abbiamo sempre fatto, è una battaglia secondo me assolutamente giusta che bisogna portare avanti, perché sono persone che hanno dimostrato che bisogna aiutarli in qualche maniera. E la castrazione chimica, che vorrei spiegare per chi ci guarda da casa, che vuol dire una terapia farmacologica, diciamo ben chiaro. Volontaria. Scusi? Volontaria. No, questo è quello che ha, questo è quello che adesso lei la renderebbe obbligatoria. La Lega è una terapia farmacologica per curare quello che è un problema. Sulla famiglia e sul congresso volevo dire soltanto due cose, c'è un po' di confusione. È sicura che ci siano per tutti gli estremi di costituzionalità per una cosa, no, di questo genere? Se volontario genere, è sicuro che no, si possa fare, un altro perché discorso. Se volontaria si può fare. Poi andremo a vedere, però la castrazione chimica lo vedremo, tante cose si dicevano che non si possono fare. La Costituzione la conosce meglio di me. Ma guardi, lei stiamo parlando oggi qua della Costituzione, della famiglia, dovremmo parlare dell'articolo 29 della Costituzione. Mi sembra che oggi il problema del congresso internazionale sulla famiglia, qual è il punto? Che siccome viviamo in una dittatura del politicamente corretto, oggi sembra che noi bestemmiamo perché vogliamo difendere la famiglia come descritta nell'articolo 29 della Costituzione, cioè l'unione di un uomo e di una donna uniti nel matrimonio, perché un uomo e una donna poi fanno dei figli. Allora dico alla Cirinà, la collega che ha sempre molto difeso le donne, se io e lei domani vogliamo essere una famiglia noi due e vogliamo fare dei figli, dobbiamo rivolgerci al mercato perché ci manca un pezzo, è una legge naturale. Io lei, no, ci dobbiamo rivolgere al mercato. Quando ci si rivolge al mercato bisogna pagare. Comprare dei pezzi che mancano, scusi, lei ha parlato, comprare dei pezzi che mancano, giusto?
Allora, lei sembra giusto che chi difende le donne, e io mi sento di difendere le donne, voglio farle diventare fabbriche di figli? Secondo lei è giusto Posso che io Vespa? Penso che si possono, scusi, vendere e comprare dei figli? Lei pensa che può essere un'occupazione per le donne più povere come unica occupazione mettere al mondo dei figli da vendere? Sentiamo la risposta. Secondo lei questo è difendere le donne? Secondo me no. Assoluta disinformazione. Mancanza di aderenza alla realtà. Uno per volta, per favore. Perché oggi, tuttora, dalla legge 40, che è una pessima legge, andrebbe cambiata, è comunque permessa l'eterologa in coppie di persone eterosessuali sposate. Nel momento in cui tu hai a che fare con persone sterili che hanno bisogno di un aiuto per procreare. La legge 40, nell'articolo 12... vieta e persegue la gestazione per altri, quindi questo tema non è al centro del dibattito politico italiano e non lo sarà. Il punto vero è chi vuole aiutare a diventare genitori e vuole aumentare la natalità in questo paese deve mettere mano alla legge 40, per esempio collegandola direttamente alla legge del 1983 sulle adozioni e consentire per esempio l'adozione ai single, perché un padre vedovo cresce i suoi figli. Perché cosa c'entra un padre vedovo? È una condizione, non è una scelta. Adottare un bambino. Ma cosa c'entra un padre vedovo? Caso noi è una condizione. Collegare. Lei cerca di portare avanti i padri vedovi. È una condizione, non è una scelta. Grazie Vespa, conosco la sua correttezza e l'apprezzo Vespa. Il punto è, se noi vogliamo aiutare le famiglie, dobbiamo aiutarle tutte, punto uno. No. Punto due, se noi dobbiamo crescere in termini di natalità, dobbiamo mettere mano alla legge 40 collegandola alla legge dell'83 sulle adozioni, consentire più adozioni a tutti, consentire più tecniche di procreazione assistita lecite in Italia, come è l'eterologa in questo momento, senza Amicone? Affittare, vendere parole che non ci sono.